Tra meno di 10 giorni, dal 27 al 29 settembre, Ancona diventerà la sede degli Youth Games della macro regione adriatico-ionica, una sorta di mini olimpiadi giovanili d'Europa. Una manifestazione articolata tra sport e inclusione sociale, finanziata dal progetto europeo Animus Erasmus Plus, con il coinvolgimento di 16 paesi, con circa 800 giovani atleti impegnati in 9 discipline sportive. Tra le novità, l'allargamento dei paesi partecipanti, dalla regione danubiana e da quella baltica, oltre che, per la prima volta, dalla Serbia. La presentazione di questa terza edizione alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Sentiamo il sindaco Valeria Mancinelli. È il modo concreto e nello stesso tempo entusiasta con il quale Ancona prova a vivere il suo rapporto con il mondo, ovviamente con una parte del mondo. Viverlo attraverso una manifestazione che coinvolge 1000 ragazzi che vengono da 16 paesi diversi, oltre alle centinaia di ragazzi di Ancona e del nostro territorio, della nostra regione, che pure ne saranno protagonisti, voi capite bene che è una bomba, come si diceva prima, di energia e di entusiasmo che percorrerà la città, aprendo ancora di più questa nostra città, ripeto, al mondo. E dunque è un'iniziativa di grande valore. È tanto più un'iniziativa di grande valore perché è alla terza edizione, come veniva ricordato oggi, è dunque un'iniziativa che si ripete, non è stata una meteora che è passata la prima volta e poi non si è più vista. È un'iniziativa che tra l'altro si sta consolidando e che dimostra come sia possibile concretamente lavorare insieme decine e decine di istituzioni, associazioni, perché l'iniziativa è promossa dal Comune di Ancona, ma i partner sono tantissimi, da quelli istituzionali alle società, alle federazioni sportive, eccetera. Quindi un grandissimo evento, frutto del lavoro di tanti e della capacità di tutti, in primo luogo dell'amministrazione che ho l'onore di guidare, di relazionarsi appunto con tante energie e tanti soggetti. La cosa sarà anche di una grande, sarà anche molto coinvolgente per l'intera città, per tutti i cittadini di Ancona e non solo di Ancona, e poi diciamo che sarà un altro fine settimana, quello del 26, 27, 28 settembre, in cui, come dicevo prima, in Ancona non ci si annoierà. L'iniziativa è realizzata con il contributo di 500.000 euro di fondi comunitari ottenuti dal Comune di Ancona come primo progetto europeo per lo sport destinato ad una macro regione europea. Anche in questo caso, siccome l'iniziativa nel suo complesso ha un onere anche sul piano economico molto consistente, siamo riusciti a realizzarla anche perché abbiamo partecipato e vinto un altro bando europeo di finanziamenti europei che ci ha portato un finanziamento di diverse centinaia di migliaia di euro. Nati nel 2014 da un'idea dell'assessore allo sport del Comune di Ancona, Andrea Guidotti, in collaborazione con l'assessore alle relazioni internazionali e al porto, Ida Simonella, gli Youth Games, progetto pilota con dimensione internazionale, sono stati replicati 2 anni dopo, nel 2016, bissando il successo e aprendo di fatto la strada ad un'iniziativa che è entrata nel cuore dei giovani e della città. Sarà, credo, una terza edizione, se possibile ancora più memorabile delle due che già abbiamo fatto nel 2014 e nel 2016, anche se sarà difficile. Abbiamo alzato l'asticella, siamo passati vincendo un bando europeo, siamo passati da 8 nazioni partecipanti a 16 nazioni partecipanti, quindi abbiamo incluso anche l'area baltica danubiana. Arriveranno 1000 ragazzi che staranno qui 3 giorni all'insegna dello sport, dell'inclusione, della socializzazione. Ci saranno l'apertura, la fase inaugurale il venerdì con partenza dal Teatro delle Muse con una grande sfilata che si concluderà poi con l'apertura dei giochi in Piazza Cavour. La partenza sarà alle 17.30, invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare a un evento veramente fantastico con tanti giovani che porteranno tanto entusiasmo e tanta passione qua ad Ancona. Ancona è pronta ad accoglierli. Poi il sabato e la domenica saranno 2 giorni intensi di gare, 9 discipline sportive, 15 impianti comunali che saranno presi d'assalto da questi magnifici atleti. Domenica sera la festa di chiusura,
I ragazzi pranzeranno e ceneranno tutti insieme, perché questa era la nostra volontà, a Piazza Cavour, in una terza struttura allestita grazie alla Protezione Civile, che non finirò mai di ringraziare, alla Regione Marche, e dormiranno poi tutti insieme in una nave al porto. Quindi vivranno veramente in tutto e per tutto la nostra accoglienza qua ad Ancona. La città è pronta ad ospitarli per questa terza edizione. Siamo veramente felici e orgogliosi, non vediamo l'ora che arrivi venerdì per abbracciare i nostri ragazzi europei. Numerosi supporter. Parlando di sport, non poteva che esserci il CONI delle Marche. Va il mio ringraziamento al Comune di Ancona per aver ideato qualche anno fa questa splendida iniziativa, che ha avuto talmente tanto successo che quest'anno è stata addirittura ampliata con altri ragazzi provenienti da altre nazioni. Pertanto è quello che tu dicevi, diventa un po' una mini Olimpiadi per ragazzi molto giovani. Questa caratteristica dell'età sicuramente va a far sì che, al di là dell'aspetto agonistico, che comunque quando si partecipa a una manifestazione sportiva questo c'è sempre, ma sicuramente sarà un grandissimo momento di socializzazione, di amicizia tra i giovani, e questo è un altro aspetto che normalmente lo sport sta a trasmettere. Pertanto veramente complimenti al Comune di Ancona e a tutti coloro, i partner che hanno permesso l'organizzazione di questo evento. Facciamo anche un grande in bocca al lupo, perché arriveranno 800 giovani da 16 paesi, poi ci sono tutti i marchigiani, e quindi sarà veramente un'occasione inclusiva, come dice quest'anno lo slogan, insomma, di questa edizione. Per stare tutti insieme, lo sport, lo sappiamo, non ha confini. Assolutamente no, è quello che è il bello per chi fa il dirigente sportivo, è proprio sapere questa seconda parte di quello che rappresenta lo sport, perché altrimenti parliamo sempre, oppure individuiamo lo sport come medaglie olimpiche, come mondiali e quant'altro. Invece lo sport deve servire soprattutto alla crescita dei nostri ragazzi, e penso che occasioni come queste sono meravigliose, perché immaginiamo che circa 1000 ragazzi provenienti da diverse nazioni possono stare insieme grazie al filo conduttore dello sport, pertanto anche con ideali, principi molto forti, sicuramente sarà una cosa meravigliosa. E sono anche convinto che questi ragazzi, quando torneranno a casa fra qualche anno, magari ricorderanno questo momento come uno dei momenti più belli della loro vita, e questo ci deve anche responsabilizzare a noi affinché quello che potrebbe diventare, e sicuramente diventerà, uno dei bei ricordi di questi ragazzi, che noi dobbiamo metterci il massimo per far sì che l'ospitalità sia veramente perfetta. E sono convinto che le nostre federazioni, quelle coinvolte, conoscendo i dirigenti, sapranno dare il meglio di se stessi, proprio per non deludere le aspettative dei giovani che provengono un po' da tutte le parti di Europa. Main sponsor Adriatica Ferris, con il presidente Alberto Rossi, forte e convinto sostenitore dell'intera operazione. Abbiamo iniziato a partecipare a questa manifestazione sin dalla sua prima edizione. Ci ha entusiasmato, ci è piaciuto il mood e il tipo di organizzazione che caratterizza questo evento. Abbiamo individuato delle affinità a quella che è un po' la nostra filosofia aziendale, l'entusiasmo, tanti giovani, e appunto questa voglia di fare che diventa contagiosa, e quindi abbiamo pensato fosse nostro dovere sostenerla la prima volta. E poi di solito i nostri programmi, cerchiamo di dare ai nostri programmi continuità, perché non crediamo nelle iniziative spot. Nel progetto sono previste numerose iniziative di promozione dei valori dello sport per l'inclusione sociale, oltre all'evento sportivo centrale. Da segnalare i due convegni sul tema sport e inclusione, che si svolgeranno proprio nel mese di settembre alla Mole Vanvitelliana. La novità di questa edizione 2019 è che gli atleti e le delegazioni saranno ospitati a bordo di una nave traghetto della SNAV, l'Aurelia, e che i protagonisti saranno i giovani, atleti, studenti e volontari. Le scuole del capoluogo si occuperanno di accoglienza, supporto, ma anche di comunicazione, quella social ovviamente. Noi ci occupiamo dell'accoglienza e delle guide turistiche per i ragazzi, e sicuramente ci occuperemo anche dello stand USR delle Marche. E io particolarmente mi occupo dei social, quindi Instagram e Facebook, dove stiamo già postando le foto delle città che parteciperanno, seguite da una descrizione tradotta anche in inglese, in modo tale da renderla comunque comprensibile a tutti. Che tipo di esperienza è?
È un'esperienza sicuramente molto emozionante, anche perché ci rende partecipi di una cosa che accomuna un po' tutti, quindi lo sport. E siamo molto emozionati e non vediamo l'ora di vedere arrivare questi ragazzi che parteciperanno. Voi siete nativi digitali, siete anche cittadini di un'Europa, quest'anno il tema è quello dell'inclusione sociale e ci sono anche tante sfide da affrontare. Sì, sicuramente, anche perché comunque seguire i social non è facile, bisogna accontentare un po' tutti e bisogna anche appunto tradurre per aiutare anche gli altri a capire.